conoscono, sono una psicologa, psicoterapeuta, lavoro, sono specializzata in particolare nelle relazioni familiari e in particolare nelle dimensioni sistematiche. L'incontro di questa sera era strutturato in che modo? Il mio collega si sarebbe dovuto occupare del mondo intrapsichico, cioè di come evolvono nel bambino i sentimenti dell'aggressività e dell'invidia. Io mi sarei dovuto occupare della parte relazionale e sociale, ok? Tento comunque di coprire anche la parte del mio collega, quindi di partire dalla descrizione, però non ho potuto approfondirla più di tanto perché oggi la mia giornata lavorativa l'ho dovuta condurre lo stesso, quindi ho fatto semplicemente un piccolo cappello per poi dopo passare alla parte che è più relativa a me e per tentare di entrare a far parte di questa grande dimensione dei 7 vizi capitali, no? Sono stati trattati altri precedentemente dai miei colleghi e io personalmente, insieme al mio collega, avevamo proprio scelto di trattare l'ira e l'invidia perché sono quei sentimenti. Mi sentirete parlare dell'ira e dell'invidia proprio come sentimenti, perché sia io che lui nel lavoro che facciamo, soprattutto con i bambini, ci capita spesso di incontrare situazioni dove l'espressione principale di alcuni sentimenti dei bambini sono proprio l'ira e l'invidia. Per cui noi ci siamo impostati in questo modo, abbiamo considerato il vizio dell'ira e dell'invidia non come una malattia o un peccato, però come un modo di essere diversamente nell'adulto e nel bambino e un modo diverso di esprimere un nucleo interiore che ognuno di noi abbiamo. Perché ognuno di noi porta dentro di sé invidia e ira. Io credo che ognuno di voi abbia almeno provato una volta nella vita una esperienza in cui si è sentito arrabbiato, si è sentito aggressivo o si è sentito di aver provato un impulso così forte simile ad una rabbia intensa, oppure ad un tipo che è capitato almeno una volta nella vita di provare invidia verso qualcuno. E allora questa sera tento in un primo momento di cercare di capire quali sono le impostazioni mentali nei bambini che hanno come caratteristica prevalente quella del sentimento dell'ira e quella del sentimento dell'invidia. Allora, voi sapete benissimo che quando nasciamo, non è che nasciamo con un carattere ben predisposto o predefinito. Quando nasciamo, tra le altre cose sono diventate di recente zia, quindi non la sto proprio vedendo questa cosa, quando nasciamo siamo tutte spugne sensoriali, ovvero riceviamo dall'esterno input, che non sono altro che le sensazioni che i bambini provano nel relazionarsi con certe figure. È normale che ad ogni mia richiesta, attraverso il pianto, attraverso uno sguardo, attraverso un gesto, io ottengo, quando sono bambino, una risposta da parte dell'adulto. E se la risposta è coerente rispetto a quella che è la mia sensazione, ovviamente si stabilisce una relazione sana. Per cui, se un bambino esprime una richiesta attraverso l'ira o attraverso l'invidia, tratteremo di questi due sentimenti questa sera, se la risposta che ottiene dalle figure di riferimento è una risposta adeguata, capace di ridefinire in positivo quei due tipi di sentimenti, allora il bambino non fa altro che introiettare dentro di sé una risposta positiva a quella domanda che lui pone, o in maniera aggressiva o in modo invidioso, andiamo a definire questi due sentimenti. Però se io ricevo una risposta adeguata, ovviamente quel sentimento nel tempo lo sviluppo in modo positivo. Quindi accetto di essere aggressivo, accetto di essere invidioso e l'accettazione mi porta a controllare questi miei sentimenti. Se invece le risposte che ricevo alle domande che io faccio, domande implicite ovviamente, che sono tendenzialmente attraverso il comportamento, non sono adeguate o coerenti rispetto al soddisfacimento nel mio bisogno, si struttureranno dentro di me
degli input negativi, per cui magari uso l'ira o l'aggressività per attirare l'attenzione, oppure sviluppo un sentimento di invidia perché magari il confronto con qualcuno che penso sia migliore di me sviluppa in me quel senso di inferiorità, facendo nascere l'invidia. Per entrare nel mondo psichico dei bambini che hanno come tratto prevalente l'ira e l'invidia, il mondo psichico per me è l'impostazione mentale, perché noi voi sapete benissimo che la nostra persona è composta dai funzionamenti cognitivi e dai funzionamenti emotivi, e c'è una linearità tra ciò che è il mio cervello e ciò che è la mia pancia, questo è quello che io dico sempre, no? Per cui se io sento, se io percepisco, se io ricevo degli input dall'esterno, ovviamente il tutto viene elaborato e il tutto viene sviluppato in un pensiero, ok? Il pensiero mi porta ad un comportamento. Per cui, nello sviluppo del bambino, il bambino prova diversi sentimenti e questi diversi sentimenti devono essere necessariamente sviluppati in dei pensieri. Ci sono alcuni bambini, che poi diventano adulti, che sviluppano delle impostazioni mentali prevalenti, prioritarie. Ok? Tentiamo di vedere e capire cosa succede in un bambino che ha un'impostazione prevalente di tipo iroso e un'impostazione prevalente di tipo invidioso. Per fare questo però vi volevo leggere un pezzo. Allora, io sono un amante di Vittorino Andreoli, è uno psichiatra che penso che conosciate tutti, no? Amante perché vabbè, ho avuto occasione di conoscerlo qualche anno fa, ma poi proprio mi piace lui come scrive, perché scrive con un pathos particolare. E in una sua ricerca che ho fatto diverso tempo fa proprio sullo sviluppo dei sentimenti nei bambini, per spiegare l'assetto mentale di un individuo ha utilizzato una sua esperienza di vita, una metafora che io questa sera volevo condividere con voi, ve la leggo. E da qui magari cioè, la utilizzo per spiegarvi meglio quello che è un assetto mentale, un funzionamento cognitivo emotivo, ok? Se dovete fare delle domande interrompetemi senza problemi, eh? Se vi vengono in mente delle riflessioni o non capite qualcosa, interrompetemi. Procedo nella lettura. Allora, lui racconta di un viaggio, lui è un amante della montagna, e lui racconta di un viaggio che ha fatto con degli amici, e da questo viaggio estrapola un'immagine proprio di vita vissuta, che poi ha tradotto nella psicologia. Allora, lui si trovava con degli amici su un sentiero magnificamente panoramico nel gruppo delle Guglie Rosse in Francia, dall'altra parte rispetto al massiccio del Monte Bianco, e racconta che vedeva in sequenza i glaciali del Monte Bianco, del Monte Maledetto, e lo descrive come uno spettacolo. Maledetto, detto maledetto, fatto un po'. Infatti qui è tutto organizzato. È tutto organizzato perché stasera dobbiamo cominciare. Però è importante riguardo la parola di sempre benedetto. Allora, arrivati ad un certo punto, proprio di fronte allo sbocco del mar di ghiaccio, avrebbe dovuto comparire in lontananza la caratteristica guglia del dente del gigante, ma una nuvola ci ostruiva la visuale. Come mi piace fare, ai miei amici indicavo tutte le cime e cimette visibili che ben conosco ed amo. Per vedere il dente del gigante nascosto dalla nuvola, dissi loro che sarebbe bastato aspettare un momentino. La nuvola correva velocissima da destra verso sinistra, sospinta dal vento intenso, e ben presto se ne sarebbe andata. Ci sedemmo un po', mangiammo e bevemmo qualcosina, chiacchierando. Dopo un quarto d'ora, e dopo quasi mezz'ora, la nuvola era ancora lì e andava velocissima da destra verso sinistra. Prima di ripartire, guardai nuovamente verso il dente del gigante, ma la nuvola era ancora lì. Continuava a correre velocissima, come prima, da destra verso sinistra, ma sempre lì, sempre ferma ad intralciare la visuale. Guardai meglio e notai che la nuvola si andava continuamente formando a destra, veniva spinta dal vento velocissimo verso sinistra, dove ad un certo punto si scioglieva nell'aria azzurrina.
Si trattava dell'espressione locale di certe condizioni di pressione, umidità e temperatura. Allora si pone un problema. C'era quella nuvola? Per certi versi sì, ed era anche visibile. La nuvola c'era, effettivamente, ad un'osservazione superficiale. Ma per certi altri versi no, non c'era, essendo solo l'espressione di un insieme di funzioni. E si muoveva quella nuvola? Per certi versi sì, sì, si muoveva velocissima, da destra verso sinistra. Ma per altri versi no, stava sempre lì ad impedire la visuale. Ad un'osservazione più attenta si poteva constatare che quella nuvola non era un'entità, ma era semplicemente uno stato dell'aria. Era la risultante della combinazione locale di ben determinate funzioni meteorologiche, in un dato momento e in un dato luogo. Così poteva apparire ed essere contemporaneamente in pieno movimento ed essere ed apparire del tutto ferma. Quello che variava nel tempo e nello spazio era il rapporto, era la combinazione tra differenti specifiche funzioni. La stessa cosa accade nella mente. Ovvero, che cosa significa? Che cosa rappresenta secondo voi la nuvola in questo momento? Secondo voi? Montare degli stati d'animo. Bravissima. Sono degli stati d'animo. E a volte ci sono dei nostri stati d'animo che possono oscurare quello che è l'insieme di una persona, perché l'insieme di una persona non è solo costituito dallo stato d'animo che io sento in quel momento, in quella data situazione, in quella fase particolare del nostro ciclo vitale. Quello stato d'animo può essere passeggero, ci può essere o non ci può essere permanente o può anche essere passeggero. La cosa è causata, da me che mi relaziono con un contesto, me che mi relaziono con l'altro, me che faccio parte di un insieme, per cui i miei stati d'animo non sono solo stati d'animo che appartengono a me in quanto individuo e che quindi sono dei tratti della mia personalità, ma i miei stati d'animo, tipo l'ira e l'invidia, che sono degli stati d'animo, possono nelle relazioni umane essere attivati dall'altro, dal contesto e comunque dalla dimensione all'interno della quale io sono inserita. Ti è mai capitato di provare l'ira con una persona su un determinato argomento, ok? Facciamo l'esempio della politica, che sta attuale. Adesso è un esempio, ok? Però magari ti può capitare di parlare con una persona di politica dello stesso argomento e quella persona ti fa arrabbiare. Prendi lo stesso argomento, tu sei sempre te stessa, lo tratti con un'altra persona e magari quella persona non ti attiva quell'ira o quel senso di aggressività. Quindi il tutto è filtrato dalla relazione, ok? Quella famosa nuvola che c'è e non c'è, è determinata da tutta una dimensione, da tutto un contesto. Come si può trasformare? Adesso ci vediamo piano piano. I sentimenti dell'ira e dell'invidia nei bambini, se si strutturano, è perché necessariamente dipendono dalle relazioni di attaccamento che ho con le mie figure di origine. Relazione di attaccamento sta per cosa mi insegna, cosa mi trasmette, cosa mi dà, cosa ricevo dalle figure di riferimento, che possono essere la mamma, il papà, i nonni, i zii, i fratelli, le insegnanti, comunque tutte le persone con le quali io ho delle relazioni di appartenenza. Ok? Se io da queste relazioni ricevo, come vi dicevo prima, delle risposte non adeguate, sviluppo delle modalità di pensiero non adeguate. Facciamo l'esempio dell'ira e poi dopo passiamo dell'invidia. Questa sera cercherò di fare dei parallelismi. L'aggressività è un sentimento tipico dei bambini. I bambini iniziano a protestare con il pianto, quella è la prima forma di aggressività. È normale che l'aggressività non è necessariamente negativa. L'aggressività è un sentimento, culturalmente viene denominata e connotata, etichettata in maniera negativa, però l'aggressività è un sentimento neutro, viene reso positivo o negativo sulla base del come io lo esprimo, ok? Se io mi trovo davanti a un bambino che esprime una forma di protesta
bambino piccolo attraverso il pianto, quindi il pianto è una forma di aggressività, io sto facendo una richiesta. Se il bambino non viene consolato dalla figura di riferimento, che cosa capisce? Capisce che non riceve una risposta adeguata, quindi non viene contenuta. Quel pianto non viene accolto positivamente, bensì il bambino viene lasciato da solo. Per cui il nostro cervello memorizza dentro la testa che ogni volta che io devo ottenere qualcosa, devo necessariamente passare attraverso un'azione aggressiva per attirare l'attenzione di qualcuno. E l'azione aggressiva si aumenta in escalation di livello fin tanto che io più sono aggressivo e più magari ricevo l'attenzione dell'altro. Quindi se il pianto non è stato sufficiente ad attirare l'attenzione di mia madre, magari la prossima volta, mia madre, io faccio sempre l'esempio della mamma, però parlo di figure di riferimento, magari la prossima volta utilizzo il pianto e l'urlo e vedo se pianto e urla sono sufficienti per attirare l'attenzione di mia madre o della figura di riferimento. Se non basta il pianto e l'urlo, utilizzo anche il calcio, ok? Tutte queste escalation di livelli portano a far sì che nella memoria emotiva del nostro cervello viene incamerata l'idea che io devo passare attraverso l'aggressività per ricevere una risposta che non mi è richiesta. Per cui il sentimento dell'aggressività, se non sufficientemente contenuto, compreso, accolto, consolato, si struttura nel bambino, si struttura a tal punto da diventare una priorità della sua personalità, ok? In bambini dove l'aggressività è una caratteristica prioritaria, nel tempo, nelle fasi evolutive, l'aggressività va a condizionare, è quella nuvola, che va a condizionare l'evoluzione del bambino. Per cui il bambino sente questo sentimento dentro di frustrazione perché la sua aggressività non è stata accolta, compresa, contenuta dalla figura di riferimento, per cui c'ha un fiume di rabbia che esprime tutte le volte che vuole chiedere qualcosa. L'aggressività, abbiamo detto, è un sentimento, si svilupperà in un pensiero del tipo io devo essere aggressivo per poter ottenere qualcosa. Diventa quindi un impulso che lui non riesce a controllare, tanto che l'impostazione mentale di una persona dove ha il sentimento dell'aggressività come tratto prevalente è del tutto subito. Io voglio e lo voglio ottenere subito. Se non ottengo subito, i classici capricci dei bambini, se non ottengo subito si attiva l'impulso dell'aggressività, quindi faccio perdere la pazienza a chi mi trovo davanti. È chiaro questo passaggio? Per cui si struttura nel bambino, e poi dopo ce lo portiamo in età adulta, la modalità impulsiva, tanto che l'aggressività e l'ira vengono definiti come sentimenti o vizi che sono di natura incontrollata, dove per molto tempo si è pensato che fosse una reazione interna dell'individuo. In realtà è sì una reazione interna dell'individuo, però in risposta a reazioni o stimoli che mi vengono dall'esterno. Anche quando ci troviamo davanti a una persona che si autoaggredisce, quindi gli autolesionisti ad esempio, sono persone che rivolgono l'aggressività che hanno ricevuto dal mondo esterno, ma che non riescono a svilupparla nel mondo esterno, quindi a direzionarla verso qualcuno, verso qualcosa, se la producono verso se stessi, perché per loro è meno faticoso farlo su se stessi, ok? Diciamo che l'ira è qualcosa che ci caratterizza tantissimo, è un sentimento che conosciamo molto bene, come abbiamo detto prima, no? E è un sentimento molto attuale. Perché, per esempio, e vi faccio proprio degli esempi scendo proprio nella concretezza, lavorando tantissimo con i bambini mi trovo molto spesso a dover contenere e a dover lavorare con bambini dove c'è un'iperattività, il bambino positivo provocatorio,
il bambino ha il problema di bambini o di altri? No, non è solo i genitori. Non sono solo i genitori, è il contesto. La televisione. Ma certo, il contesto, la dimensione all'interno del quale io sono. È la dimensione all'interno del quale io sono inserito. Quindi per me dimensione sono le relazioni, ma anche tutto l'assetto della società. Tanto che nel bambino che sviluppa l'assetto mentale dell'aggressività come prevalente, quindi l'impostazione mentale tutto subito, se poi nelle fasi evolutive si struttura e si cronicizza, che cosa ottengo? Ottengo che in età adulta ho una persona che non riesce a controllare la sua aggressività, che vive la sua aggressività come una frustrazione, per cui sviluppa atteggiamenti violenti, aggressivi. Sono le classiche persone che nella nosografia psicologica vengono definite antisociali. Una persona che non riesce a controllare la propria aggressività è perché alla base c'è un'immaturità affettiva, ok? Che non sempre, e faccio un autogol con me, cioè nel senso non tiro l'acqua al mio mulino, non sempre, se una persona è aggressiva e non riesce a controllare la propria aggressività e la propria ira, non sempre deve essere necessariamente curato da uno psicologo o fare un percorso terapeutico. L'aggressività, per essere contenuta, arriva ad un certo punto in cui tu, essere umano adulto, riconosci di essere una persona che trasgredisce, che è aggressiva, che non riesce a controllare i suoi impulsi, che ogni tanto perde la lucidità, che ogni tanto va fuori di testa e non se ne rende conto, grazie agli altri che mi sottolineano questa caratteristica, perché tanto io per riconoscere me stesso ho sempre bisogno dell'altro, che mi rimanda un'immagine di me, se io accetto, e quindi l'accettazione passa attraverso le relazioni di fiducia che ho costruito nel tempo, accetto l'immagine che l'altro mi rimanda, per imparare a controllare certi impulsi che vanno fuori dall'azione lecita, io devo imparare a autocontrollarmi, ad autoregolarmi, a sviluppare una qualche forma di empatia con l'altro, quindi a riconoscermi nell'altro, e queste sono tre caratteristiche sufficienti per trasformare il vizio dell'ira, se vogliamo ritornare al tema della nostra serata che è il vizio, in una virtù, che è la fortezza. Cioè se io accetto i miei limiti, quindi so riconoscere che entro certi limiti io non devo andare, perché se vado fuori certi limiti perdo il controllo, se accetto questo, quindi accetto le mie debolezze, accetto le mie fragilità e mi confronto con queste debolezze e fragilità e soprattutto faccio un percorso di crescita e di maturità in questo senso, le mie debolezze diventano delle fortezze. Quindi l'aggressività, che è partita da un vertice di negatività, in età adulta e attraverso il percorso di maturità che io faccio, posso trasformarla in un qualcosa che è una fortezza per me. Certo. Ma l'aggressività ci sta perché le famiglie sono genitori o separati, sono ragazza madre, mio figlio è cresciuto senza padre, quindi è logico che non avendo il padre e su un contesto di famiglia c'è i nonni, c'è tutto quello che vuoi dietro le quinte, ed è cresciuto con un po' di aggressività perché non avendo il padre è logico che sviluppa l'aggressività, secondo me. Allora, diciamo che lo sviluppo dei nostri sentimenti che portiamo dentro su un versante negativo dipendono sempre da un trauma che una persona subisce, ok? Ora la parola trauma è una parola che viene molto spesso utilizzata e quando si pensa al trauma si pensa a qualcosa di invalidante per la persona, per cui si parla di separazioni, di abbandoni, oppure di genitori che sono stati violenti, di mamme cattive, di papà assenti e quant'altro. Nella mia esperienza clinica mi sono anche resa conto che trauma può anche essere
un piccolo episodio, la drammaticità del trauma, ma che però è stato significativo per quella persona. Quindi ho rivoluzionato il termine trauma e dico che per sviluppare un certo tipo di prevalenza sentimentale in un certo versante, in questo caso parliamo dell'aggressività e dell'ira, può essere capitato nel vissuto di una persona un episodio che è stato interpretato dalla persona soggettivamente come qualcosa di sofferente. Per cui magari ci possono essere state persone che hanno vissuto una separazione e non aver sviluppato nessunissimo tipo di difficoltà, ci possono essere state persone che magari hanno avuto due genitori presenti, due genitori anche troppo presenti, con una famiglia perfetta, però magari quella iperprotettività ha portato il bambino, quindi poi dopo l'adulto, a sviluppare quella forma di frustrazione, aggressività depressa, che poi quando esci, dentro casa sei l'angelo, quando esci fai il mondo, ok? Quindi le situazioni, non è che ci sono delle situazioni specifiche, cioè la situazione che ha spiegato lei prima è maggiormente portata a rischio, ok? Però magari ci sono anche situazioni che in apparenza sono semplici, che però vengono interpretate dal soggetto in maniera così tanto forte che possono portare allo sviluppo di un certo tipo di sentimento iroso e aggressivo. Ok? Fino adesso abbiamo parlato dell'aggressività e dell'ira che noi psicologi facciamo rientrare nella sfera della nevroticità. Ok? Nevrotico è qualcuno che... Cioè, tutti siamo nevrotici, ok? Io no. Scherzo. Allora, no, questa è una mia teoria, che secondo me l'individuo sano, perfetto, non esiste. Ognuno di noi ha le sue zone d'ombra, ok? La persona sana è la persona che è consapevole e dice: ho la mia zona d'ombra, quindi ho imparato nel tempo ad autoregolarla, ho imparato nel tempo ad autocontrollarla. Per cui sono una persona impulsiva, per non avere uno scontro impulsivo con qualcuno, lasciami stare che mi devo calmare 10 minuti, mi autocontrollo e quindi mi vivo quell'impulsività, quell'aggressività, quell'ira interiore, ci penso, la gestisco e poi dopo ritorno. Questa per me è una persona sana, che accetta, come abbiamo detto prima, le zone d'ombra, perché tanto ce l'abbiamo tutti, ok? Poi dopo c'è il versante patologico dell'ira e questa sera volevo un attimino riflettere su questo aspetto della patologia dell'ira, che non è altro che l'espressione di quello che prima ho definito l'antisociale, no? L'antisociale è la persona che provoca violenza, la persona che fa degli atti aggressivi e non se ne rende conto, la persona che premedita significa che organizza mentalmente e poi la mette in pratica un'azione aggressiva di violenza verso l'altro, ok? Serial killer è una persona che ha un'impostazione mentale del tutto subito, dove ha perso il controllo dell'aggressività e dell'ira, non la sa nemmeno riconoscere. Se tu dici al serial killer che sei una persona irosa o sei una persona aggressiva, lui ti dice assolutamente no. Tra le altre cose ha un pieno autocontrollo dell'aggressività e dell'ira. Pieno autocontrollo nel senso che fa le azioni con freddezza. E quella freddezza non è altro che il distacco emotivo, perché nella persona che presenta un determinato tipo di patologia, in questo caso parliamo di una antisocialità, c'è un distacco dell'emotività che non è altro che corrispondente al distacco che ho con la realtà. Cioè io mi creo una realtà che è compensativa, una realtà che mi serve per compensare quello stato di sofferenza che ho provato tempo fa, che mi ha fatto talmente tanto soffrire, che è come se avessi creato dentro di me un muro, che è il muro dell'aggressività fredda, per cui quel muro mi difende dal dover soffrire tanto e star male tanto, ok? Quindi
chi presenta l'antisocialità, il disturbo dell'antisocialità, è una persona che ha perso la lucidità e quindi ha perso il contatto di sé col mondo. Ok? Se allarghiamo l'antisocialità alla società, diventa la sociopatia, cioè la mia patologia, sociopatia, la mia patologia relativa all'essere una persona che ha perso completamente il controllo di sé, dove l'aggressività e l'ira diventa il sentimento prevalente, ok? Si realizza attraverso delle azioni che io svolgo nella società. Quindi ho bisogno della società per esprimere la mia aggressività. Ecco perché viene definita sociopatia. Ok? Ma l'espressione dell'aggressività di un sociopatico non è altro che l'affermazione della propria personalità. Ok? Per cui alla base di tutto questo c'è un'identità che si è strutturata intorno all'aggressività o intorno all'ira ed è un'identità della sua persona che si è strutturata attraverso il trauma che questa persona ha vissuto e che non ha risolto. In questo caso ci vuole la cura terapeutica. Allora, sull'ira vi ho fatto un cappello generale, no? Avete domande? Avete riflessioni? Oppure passo a descrivervi l'invidia e poi ci lasciamo le domande per la fine? Le domande per la fine? Ok. Vieni tutto. Allora, secondo voi perché l'ira e l'invidia, voi sapete bene, no? Non so se Paolo il primo incontro ve l'ha detto, quando è stato fatto il primo incontro qui, però i sette vizi capitali vanno di pari passo, no? Cioè la superbia, che è quello che sta da solo, perché ovviamente un superbo narcisista quindi sta da solo, poi ci sono gli altri vizi che vanno come binomi, ok? E sapete per quale motivo l'ira è associata all'invidia? Ve lo so. Allora, l'invidia è uno dei vizi ed è uno dei sentimenti che fondamentalmente è poco discusso, si conosce poco. Sì, si parla dell'invidia, però è poco trattato. Secondo me, questa è la mia teoria, cioè no, una sola, esprimo la mia opinione, però non è verità assoluta, però condivido l'opinione che mi sono fatta io. Sulla poca conoscenza ed informazione relativa all'invidia c'entra anche molto tanto la Chiesa, ok? Perché il fattore religioso oppure la cultura religiosa, e non è una critica né alla Chiesa, né alla religione, né al cristianesimo, è un'opinione, però ha dato una connotazione molto forte all'invidia in senso negativo, ok? Per cui, se pensiamo alle trasmissioni interculturali e di generazione in generazione, se parli di invidia sei peccaminoso solo a parlarne, cioè è un peccato essere invidiosi, ok? Questa è una lettura. La seconda lettura è perché proprio il sentimento dell'invidia è qualcosa che difficilmente un essere umano porta, esprime, perché è qualcosa che si nasconde dentro, è un logorio interno. E adesso vi spiego anche per quale motivo. Allora, l'invidia di tutti i vari sette vizi è quella che, a differenza dell'aggressività, a differenza della lussuria, a differenza della gola, a differenza della superbia, a differenza dell'accidio, a differenza, ma dell'altro non lo ricordo, adesso mi sono persi, dell'avarizia, gli altri vizi hanno tra le varie funzioni anche quella di far provare piacere, ok? Pensiamo all'aggressività, cioè l'aggressività, un aggressivo esprime la sua aggressività e si sente anche soddisfatto nel mentre che lo esprime, dopo ti senti in colpa, ok? Gola e lussuria penso che è inutile dirlo, il superbo prova piacere a schiacciare l'altro, l'avaro prova piacere a tenersi i soldi per sé, adesso faccio tutti i segni molto... L'avaro. L'accidia è uno stato di profonda noia, però io godo di stare nella noia, no? Per cui tutti hanno un incipit di piacere.
L'invidia in realtà è l'unico vizio dove non c'è la funzione del piacere, ma è proprio uno stato di malessere interno, molto forte. Allora, il sentimento dell'invidia si sviluppa nel momento in cui io non ricevo, fin da piccolo, il riconoscimento della mia identità, ovvero, sapete benissimo, l'ho detto tantissime volte, stasera me lo ripeto all'infinito perché tanto questo è l'ABC e tante volte nel mio lavoro mi ritrovo sempre a ripeterlo sempre, noi per esistere abbiamo bisogno dell'altro, quindi noi viviamo di relazioni, ok? La relazione è il terzo elemento di due persone che si mettono in relazione, quindi se io mi metto in relazione a lei, c'è lei con la sua identità, ci sono io con la mia identità e c'è la nostra relazione, che è il terzo elemento. Molto spesso però, che cosa succede? Succede che la mia identità spesso viene messa a confronto con la sua e viene schiacciata, cioè io tento di schiacciare la sua identità con la mia, tentativi di prevaricazione, no? Io sono migliore di te, tu sei peggiore di me, ok? Perdendo di vista quello che invece è il terzo elemento, la relazione. La relazione non è altro che la sommatoria della mia identità, quindi le mie caratteristiche che sono totalmente uniche, perché io sono un essere umano e come tale vado rispettato. La mia relazione con lei, se sana, è costruita dalle mie caratteristiche sommate alle sue, nel rispetto reciproco. L'invidia nasce invece quando viene meno questo rispetto, quando c'è qualcuno che non riconosce la mia identità, quindi non riconosce le mie qualità, non riconosce le mie potenzialità, le mie caratteristiche, bensì ci si sente sempre dire la stessa frase: ah, ma lui veste meglio di te, lui è più bello di te, lui è più bravo di te, lui ha questo, tu non ce l'hai, e via dicendo. Per cui la personalità, l'identità, il bambino sperimenta un, cioè, mi sono un attimo tricciato, scusate, per cui l'identità nel bambino nel quale si sviluppa il sentimento di invidia è un'identità che viene schiacciata, viene resa impotente, ok? Per cui il bambino cova dentro l'idea che non è nessuno, che non vale niente, che non può avere niente, che deve necessariamente presentarsi proprio come una persona incapace, inadeguata. E vi garantisco che ci sono esempi viventi di persone di questo tipo, bambini ai quali ci sono delle figure di riferimento, viene detto: tu devi essere questo perché io lo sono stato, tu devi fare questo perché io l'ho fatto, tu devi fare questo perché io sono la persona giusta che ti può far fare questo. Non c'è altro che una prevaricazione sul bambino che crea quel confronto up down, ok? Cioè qualcuno che è più bravo di me e io non sono nessuno. Per cui nel momento in cui il bambino si va a confrontare con il mondo esterno e ovviamente si relaziona in questo modo, io sono un inferiore, vive questa forma di inferiorità come qualcosa, proprio come un dolore, una sofferenza proprio dentro, e si scatena in lui quella modalità di pensiero del tipo: lui sì, io no, non è giusto. E quindi comincia il logorio interno. Logorio interno che crea, prima di tutto, uno stato di tristezza nel bambino. Io mi sento profondamente triste e solo, perché non ho nessuno che gratifica la mia identità o comunque mi aiuta a crescere e a raggiungere la mia autonomia affettiva, ok? Ma insieme al sentimento della tristezza si scatenano poi come conseguenti sentimenti l'odio, la rabbia, l'ira, l'aggressività, il dispetto, il disprezzo, l'invidia e la gelosia, anche se la gelosia è una conseguenza dell'invidia, sono due sentimenti diversi. Ma la gelosia può anche non esistere, come? O cioè, esiste, è una cosa che esiste? Certo che la gelosia esiste. No, ma può non esistere, secondo te? Tutti siamo gelosi. Poi dopo ci sono le persone nelle quali la gelosia si attiva.
Non esiste una persona che non è gelosa. Esiste la persona che sa gestire la gelosia ed esiste una persona che non sa gestire la gelosia. Come ad esempio non esiste una persona che non è ansiosa. Tutti abbiamo il sentimento dell'ansia. Poi ci sono le persone che sembrano che non sono ansiose perché magari la sanno gestire l'ansia. Per esempio uno vuole far cara i telefoni, no? Per esempio mio figlio, no? Tipo capita. Ma quell'amico mio ha già il telefono e ora che me lo compri pure tu, quella è l'invidia, cioè nel senso. Sì, che... è una forma di invidia, certo. Invidia materiale. Materiale che. Che è comune in questo caso. Tutta questa pubblicità che ci fare. La persona invidiosa, come ho detto, no? Ha come base non tanto il sentimento dell'invidia, quanto proprio il sentimento della tristezza. Il sentimento della tristezza che è legato al fatto che io ho ricevuto dalle mie figure di riferimento l'idea di me quale essere indegno, essere incapace, essere che non valgo niente. Ok? Per cui il sentimento dell'invidia è qualcosa che si innesca dopo aver provato un senso di solitudine e di tristezza, per cui diventa invidioso. Una persona invidiosa sa nascondere molto bene l'invidia. È difficile riconoscere una persona invidiosa. Molto spesso una persona invidiosa viene confusa con una persona superba, narcisista. Le persone invidiose, ad esempio, cercano sempre di relazionarsi con qualcuno che è migliore di lui, o che perlomeno pensano che sia migliore di lui. Per cui, nel momento in cui io scelgo la mia preda, chiamiamola così, perché è un oggetto, cioè la persona che io scelgo mi diventa un oggetto che serve a me per buttare fuori il mio senso di inferiorità. Come? Cercando di essere aggressivo verso quella persona, cercando di distruggerla. Per cui... Come si fa a levare su? Mi pare il problema che è tanto. Per cui una persona invidiosa può nascondere la sua invidia dietro l'ipercriticità, dietro l'essere tanto critico della mia personalità. Non sei capace di fare questo. Non sei capace di parlare, ti vesti male, ti comporti male, sei un maleducato. Quando nella realtà, la persona non riconosce di avere queste caratteristiche. Quindi l'obiettivo della persona invidiosa è quello proprio di distruggere il suo oggetto. Io lo definisco l'oggetto, la persona, perché in quel momento la persona proprio svolge una funzione che non è altro quella di andare a compensare il bisogno dell'invidioso di non sentirsi inferiore e quindi tenta di prevaricare l'altro, distruggendolo. Su un versante nevrotico posso avere altre modalità di espressione della mia invidia. Qual è? Abbiamo detto che una è quella dell'aggressione. Io aggredisco l'altro perché il mio scopo è quello di distruggere la persona. Distruggerla e farla soffrire quanto come soffro io. Ok? Scusa, io scelgo una persona, cioè l'invidioso sceglie una persona migliore di sé per fare che questo gioco perverso. Sì. Che lui pensa che sia. E non sarebbe più semplice scegliere invece uno che è inferiore, non sarebbe un gioco più facile. Ma se no come fai a invidiarlo? La persona inferiore la scelgo nel momento in cui ho accettato l'essere mio inferiore, ho accettato i miei limiti. Quindi io riesco a sviluppare quel senso di pietas, che è la virtù del vizio dell'invidia, quindi io sviluppo quel senso di pietas, di compassione verso il più debole. Okay? Allora lì significa che la mia invidia, ci arrivavo piano, mi hai preceduto, ma ragazzo lo stesso. No, per capire... no, mi ragazzo, perché così almeno creando dei parallelismi, mi piace quando lavoriamo così. La virtù corrispondente al vizio dell'invidia è la pietas, la compassione. Per cui io sviluppo questo senso di profondo altruismo verso chi è più debole e lo aiuto, perché ho accettato il mio essere inferiore. L'ho accettato, l'ho vissuto, l'ho attraversato, l'ho risolto. Per cui io riesco a capire chi è inferiore rispetto a me e riesco ad aiutarlo.
Mentre invece una persona che è radicata dietro questo senso di inferiorità a tal punto da essere diventato un pensiero rigido, ossessivo. Perché lui sì e io no? Questo io non lo ritengo giusto. Quindi la mia relazione che ho con l'altro, in linea generale, la strutturo su questa modalità di pensiero. Quindi creo quella forma di competizione, che adesso definisco competizione, ma quella forma di escalation simmetrica nelle relazioni umane, per cui io confronto sempre me a te, non mi dico come un individuo a priori da te, con una mia identità. Ho bisogno della tua identità per riconfermare, riconoscere la mia identità come migliore della tua nel momento in cui io riesco a metterti i piedi sopra. Ok? E dicevo, in senso, sul versante nevrotico, se rimaniamo sul versante nevrotico, dove per me nevrotico, vi ricordo, siamo noi, abbiamo un attaccamento alla realtà, siamo radicati alla realtà, ma allo stesso tempo ci abbiamo anche noi le nostre zone d'ombra. Le modalità per manifestare la mia invidia nei confronti degli altri, abbiamo detto che una è l'aggressività e l'ira, ed ecco il collegamento con l'ira, con il vizio dell'ira. La distruttività, l'aggressività e l'ira è una conseguenza della virtù, del vizio dell'invidia. Ok? Un'altra modalità è quella di scappare. Ok? L'invidioso tendenzialmente, quando si trova davanti una persona che interpreta, giudica, vive come lui è più di me, lui sì e io no, prende, scappa, se ne va. Sono le famosissime alcune, possono rientrare in queste categorie, quelle relazioni d'amore, faccio un esempio, relazioni affettive, dove c'è o una donna o un uomo, a un certo punto prendono e scappano e non si sa che fine abbia fatto. La persona è talmente tanto minacciosa che siccome non riesco a distruggerla, prendo e scappo. Ok? L'altra modalità di manifestazione dell'invidia è il silenzio, cioè il corrispettivo disturbo nevrotico, mi viene meglio dirlo così, è la persona passiva-aggressiva. Cioè, immaginate un rapporto, una relazione in cui l'invidioso, di fronte a stimolazioni, di fronte a provocazioni, di fronte a decisioni da prendere, rimane completamente passivo, non prende una posizione, rimane immobile, l'immobilità. E ovviamente l'immobilità che cosa scatena? Scatena l'aggressività da parte dell'altra persona. Pensate alle persone che non prendono posizione, nonostante tu stimoli quella persona a prendere una posizione, a prendere una decisione, a fare qualcosa, ma che sono completamente passivi. Questo non fa altro che scatenare nell'altro un sentimento di aggressività, e quel sentimento di aggressività non è altro che l'esito, per chi è passivo, l'esito del sono riuscito a schiacciarti, a farti perdere il controllo, quindi io sono più forte di te. Vi faccio un esempio pratico, perché questo è un aspetto abbastanza contorto, forse con l'esempio pratico mi esce meglio. Immaginate una coppia, marito e moglie, immaginate una situazione in cui lei partorisce, lui contemporaneamente perde la mamma, ok? Ovviamente quando si perde un genitore si crea un vuoto interiore e speri che la tua partner vada a compensare quel vuoto affettivo, ok? Movimento normale all'interno di una coppia. Però che è successo nell'ambito di questa coppia? Che quell'amore che lui pretendeva che la moglie desse a lui era un amore che era tutto proiettato sul figlio. Per cui che cosa si è scatenato in questo uomo? L'invidia verso il figlio. Un'invidia verso il figlio che lui non poteva esprimere verso il figlio, ma che ha espresso
inconsciamente nella relazione con la moglie, perché in realtà lui era arrabbiato con la moglie, ma sono tutte censure poi dopo quello che facciamo, perché io sto descrivendo l'inconscio di questa persona, per cui lui per circa un anno e mezzo è stato completamente assente e passivo nella relazione di coppia e nella crescita del bambino. Passivo, cioè proprio lavoro e basta, lavoro e basta, casa non sono attivo, certo, attivo significa non partecipo, certo, e non condivido all'affettività, per cui la moglie per un anno e mezzo, perché non agisci, perché non reagisci, fai qualcosa, ricostruiamo, fai qualcosa, ricostruiamo, ricostruiamo, no? E ha sviluppato un sentimento di ira nei confronti del marito, sentimento di ira che ha creato una frattura in questa coppia. E lui, dopo la frattura, riconosce di essere stato aggressivo. Ma dice anche, fondamentalmente, ho schiacciato lei, ho fatto soffrire lei. Ok? È chiaro con questo esempio? È semplice. Pensa dove ci sto io a sentire queste persone? Ho cercato di sdrammatizzare. E abbiamo detto le tre modalità, ok? Aggressione, fuga e passività. Ce n'è una quarta, che è quella di scendere a patti con chi mi minaccia, ok? Quindi creo delle alleanze. Il classico detto, no? Il nemico me lo faccio diventare amico. Per cui creo delle alleanze, creando un'alleanza positiva con la persona che io ritengo essere superiore a me, la controllo, la seduco, la affascino e quindi agisco un controllo su di lei. E il mio senso di interiorità che nutro, che mi porto dentro come nucleo affettivo, quindi la mia invidia, si trasforma in un sentimento di controllo su quella persona. E il controllo, sappiamo bene, che quando abbiamo un controllo su qualcuno è come se fosse una forma di aggressività implicita. Perché io se controllo le azioni dell'altro, a parte che intanto io godo del piacere del fatto che quella persona comunque so di manipolarla, però fondamentalmente non rispetto la sua libertà da indiretta su quella persona, ok? E queste possono essere degli esempi, io ne ho ritrovato queste quattro, no? Degli esempi di manifestazione del sentimento dell'invidia. Mi stanno facendo segnare, mi sono dilungata. Manifestazione dell'invidia nella dimensione nevrotica. Ora spendo due parole su quella che invece è la dimensione patologica dell'invidia. Come si può presentare? Abbiamo detto che l'invidia ha come base il sentimento della tristezza, per cui il sentimento della desolazione, il sentimento del sentirmi proprio sole, della solitudine. Abbiamo anche detto prima che il mondo della patologia, ok, è anche un mondo all'interno del quale io mi creo una realtà difensiva che mi permette di non poter prendere contatto con lo stato di sofferenza che io non riesco a tollerare, per cui mi si strutturano delle barriere in senso patologico. Le tre che secondo me sono le patologie all'interno del quale possiamo trovare il sentimento dell'invidia, oltre che quello della tristezza, sono la depressione cronica, la persona depressa, la persona che ha uno stato psicologico depresso, è perché nutre non solo un sentimento di tristezza forte, ma una persona che si è convinta di non valere nulla, quindi ha fortemente strutturato dentro di sé un sentimento di invalidazione della sua persona. Io sono un essere incapace, sono un essere talmente tanto triste da non meritarmi di vivere, bensì di sopravvivere. Ok? Poi un'altra dimensione di tipo patologico è l'indifferente, il cinico. Ok? La persona
rigida, glaciale, la persona che si distacca completamente a livello relazionale, non è una persona che manifesta un coinvolgimento, manifesta le proprie espressioni emotive, manifesta i propri sentimenti. Anzi, mi tolgo la possibilità di poter sentire l'altro e comunque le espressioni affettive che veicolano all'interno di una relazione, semplicemente perché levarmi, censurarmi questa possibilità mi permette di avere un controllo sulla relazione e soprattutto di implicitamente, indirettamente scatenare un senso di aggressività sulla persona, sull'altro, ma mi difendo dalla possibilità di poter soffrire. Quindi io la mia invidia la trasformo come sono un essere talmente tanto superiore da provare un'indifferenza a livello affettivo, ok? Poi, come ultima forma di manifestazione dell'invidia in senso patologico c'è l'apatia, proprio l'anestesia affettiva. Le persone che, pur di non soffrire, si convincono dell'idea che non sono in grado di sentire emozioni, che è diverso dall'essere cinico. Cioè proprio io mi sento vuoto, non ho niente dentro, non riesco proprio a percepire niente, sono privo di sentimenti, non riesco a provare nulla, ok? Questa è l'apatia, cioè il deserto emotivo. E quando ci troviamo di fronte a queste caratteristiche patologiche che poi dopo rientrano nell'ambito di altre forme di patologia, cioè il depresso lo troviamo nella psicosi affettiva e la depressione la troviamo anche nel borderline, sono tutti stati vissuti profondi della persona ma sul versante patologico, e in questo caso interviene un supporto terapeutico. Negli altri casi, sia per quanto riguarda l'aggressività e sia per quanto riguarda l'invidia, quando vi ho parlato dell'aggressività e dell'invidia sul versante neurotico, l'unica forma che si può fare attraverso sia l'aiuto di una persona di riferimento che attraverso anche lo psicologo, se faccio, mi richiamo in causa, è solo attraverso un percorso di consapevolezza. Cioè cos'è la consapevolezza? Cos'è la consapevolezza? È il prendere coscienza di ciò che io sono, sia nel bene che nel male. Di prendere coscienza e di prendere contatto con quelle che sono anche le parti che io rifiuto di me stesso, che non accetto di me stesso. Sono un invidioso, bene, sì, accetto di essere invidioso. Se qualcuno mi dice che ti comporti come un egoista, come uno che non sai uno che si interessa all'altro, non sai amare, sei uno che non sei arido affettivamente, via dicendo, che sono le immagini che gli altri mi rimandano di me, quelle devono essere forme di riflessione. Cioè se qualcuno mi dice qualcosa, io non è che lo devo negare in assoluto, devono essere spunti di riflessione per prendere consapevolezza con me stesso. Però non devi manco fa prendere. Non ti, certo, dopo lì devi. Perché sennò alla fine non sei più te stesso, ma sei come ti vogliono gli altri. Beh, questo dopo è un equilibrio. Se tu arrivi a fare un percorso. Non lo creiamo più mai. Però se tu arrivi a fare un percorso di conoscenza di te stesso, sei anche consapevole del fatto che io arrivo fino a un certo punto, questo è il mio spazio. E quello è il suo spazio, ok? Non capisci quando qualcuno ti invade, certo, questo era per me era sottinteso. Scusi, ma per esempio lei parlava del fatto del rapporto amoroso, a volte per esempio la paura di sbagliare e magari cioè, di non tentare, mettiamo, di non rischiare tanto delle relazioni, questo non c'entra lì, no, con questo che cosa può essere? No? Potrebbe dipendere dalla, no, con i vizi non c'entra per di tanto. Magari no, c'entra relativamente al fatto che probabilmente ho vissuto
delle esperienze passate che mi hanno particolarmente segnato, per cui ho timore a reinvestire su alcune relazioni perché ho paura di sbagliare, come ha detto lei. Per cui sono delle paure queste che possono essere affrontate attraverso l'accettazione. Cioè io prendo consapevolezza delle mie paure e le affronto, le attraverso. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Io un chiarimento. Ecco, un chiarimento. Ecco, se poteva fare un esempio, come ha fatto del marito, no, che aveva perso la mamma, eccetera, sull'altra situazione dell'invidia, dove ha detto che c'è il caso in cui una persona non prende posizione, no, non dà, diciamo, la sua, di fronte a una scelta, non dà la risposta, non riesce a dire facciamo così, a prendere una decisione, si fa così, no opinioni, proprio cioè bisogna prendere una decisione, non la prende, no? Rimane sempre così, e scatena l'ira dell'altro, no? E l'altro diventa aggressivo. Il primo comportamento, cioè che significato c'ha? Il primo comportamento è quello di non prendere una posizione. Esatto. Allora, qui apriamo un mondo, cioè potrebbe dipendere da tantissime cose. No, lei l'ha portato come un esempio della... Un esempio dell'invidia, perché io parto dal presupposto che ogni volta che in una relazione, sia essa amicale, sia essa affettiva, sia essa genitori figli, di qualsiasi esso, cioè dimensione sia, in quella relazione se ho una persona che è proprio immobilizzata e che quindi lascia le cose in sospeso, ok? Oppure, che dici, compro la pasta o compro la carne? Vedi tu, fai tu, ok? Esempio molto banale, eh? Ci può essere il sentimento dell'invidia, nel senso che siccome io parto dal presupposto che non ho ancora un'identità ben strutturata, io che sono il passivo, faccio questo ragionamento interno. Io non ho un'identità ancora ben strutturata, io non sono ancora capace, perché probabilmente mi porto dietro il retaggio di un'incapacità che mi è stata trasmessa, per cui io mi sento inadeguato a prendere una posizione. La mia inadeguatezza si esprime attraverso questa presunta passività, dove però è una passività che non fa altro che incastrare l'altro, perché sono io che comunque con un'aggressività indiretta porto l'altro a prendere una decisione, quindi ho il controllo dell'altro. Quindi di fronte a io non prendo quindi invidio la sicurezza dell'altro? Cioè, che cosa invidia il passivo? Allora, non è che invidia la sicurezza dell'altro, invidia la capacità dell'altro di prendere una posizione ad un livello. Ad un altro livello che si incastra con quest'altro, c'è anche, siccome tu sei migliore di me, dimostrami che tu sei migliore di me, però cioè lui pensa, io mi do anche la possibilità, anzi grazie perché mi avevo lasciato un passaggio, ma mi do anche la possibilità, facendo decidere a te, mi do la possibilità di utilizzare questa decisione un domani come effetto di rancore, te la rinfaccio, ma sei stato tu a decidere, quindi sei lì che io ti schiaccio, no? Sei stato tu a decidere, quindi non è colpa mia se hai preso tu quella decisione, sei stato tu a decidere, quindi se tu sbagli è colpa tua, è sempre colpa tua. Questo è importante, questa mancetta, perché è una mancetta flette. Quindi, non so, è un ragionamento, potrebbe essere sbagliato, chiedo la sua conferma. Dietro l'invidia si nasconde comunque un'immaturità di invidioso? Sì. Diciamo che dietro ogni espressione dei nostri sentimenti, sia esso ira, invidia, ansia, paura, superiorità, gola, lussuria, adesso guardo Silvio perché parlerà della gola della lussuria,
se c'è un eccesso di espressione di questi sentimenti, dietro c'è comunque un'immaturità affettiva. Per me immaturità affettiva significa non che non ho finito le tappe dello sviluppo della mia crescita personale, perché ci sono tante persone che crescono, io per esempio ho quasi 36 anni, fisicamente ho 36, però magari di testa ce ne posso avere 15, ok? Perché la mia tappa di crescita e di riconoscimento, di accettazione, di presa di coscienza della mia sfera affettiva non è ancora del tutto evoluta. E rientra questo nel discorso che dicevo prima, cioè io per riconoscere me e per accettare la mia identità devo fare i conti con la mia emotività, devo far pace con me stessa, cioè io le mie fragilità sono queste, bene, ce l'ho, le accetto e diventano una mia fortezza, anziché nasconderle. Certo, poi puoi trasformare fragilità. Certo, certo. Sì, anzi, se prendi consapevolezza di quelle che sono le tue fragilità diventi anche molto più autentico, più vero. E sviluppi anche una capacità di sentire, di empatia, che è profonda, è importante, e riesce a costruire delle relazioni chiare, trasparenti, sane. Ma le relazioni sane non fa pure con drogato, se sei tu. Sei... Sicuramente. Io ci conosco dei drogati, sono persone stupende. Ma io ce l'ho per 8 anni, quindi... Però, dolce. Non è che ci scappi insieme. Una cosa, sì. Spesso capita nel mondo del lavoro persone che stanno a livelli alti, quindi cioè, uno si chiederebbe come fa a invidiare uno che sta a livello molto più basso. È capitato questo, cioè di vedere il sentimento dell'invidia che poi si, quando mi spiegava che si scatena nel distruggere l'altro, cioè in quella forma lì, l'invidia che vuole la distruzione dell'altro, che non riesco a capire, dico, ma com'è possibile questo, no? Cioè è una posizione di potere molto più alta, come fa a invidiare un'altra, no, a livello... Perché probabilmente in quella dimensione lì non è la dimensione del potere che invidia, probabilmente invidia altro. A volte gli elementi di invidia sono davvero strampalati, comunque sono sempre soggettivi. A volte dobbiamo anche non solo, l'invidia in questo caso è la nuvola, no? Lo ricordate la lettura iniziale, no? L'invidia in questo caso è la nuvola, che nasconde tutto il mondo intorno. Bisogna vedere i livelli di soddisfazione e frustrazione del lavoro e della carica che ricopri in quel momento, che magari non la soddisfa, non lo soddisfa a tal punto da guardare lui che vive, o lei, che vive il lavoro in maniera così talmente tanto serena, sto buttando lì delle ipotesi, per cui un video, la sua serenità, la sua lucidità, la sua capacità di portare avanti un certo lavoro che io non riesco più a fare, quindi gli elementi possono essere diversi, ma a volte non sono gli stati, soprattutto nelle aziende, non sono gli stati gerarchici, che creano invidia. Perché per una parte io non riuscivo a spiegare la cosa, dico, non è possibile. Altro. In alcune aree, questo è quello che io riscontro a livello esperienziale, però quando ci sono tantissime donne che lavorano insieme, ad esempio, i livelli di invidia e di competizione sono elevatissimi. Proprio le energie a te. Sui call center. Togli energia. Non ti rendi conto che togli energia a te, perché l'energia ti è data da quella tensione crea in te. Devi programmarci il bene in maniera tale che non ammiri la persona, quindi prendo la parte di sé. Se no non puoi prendere parte degli altri. Qualcun altro? Se no ci vediamo mercoledì prossimo, io sarò seduta qui. Ok, allora io vi ringrazio tantissimo. Grazie.